Buona giornata a tutti i telespettatori di Rete Veneta Focus TG, puntuale, anzi forse un minutino in ritardo oggi, ma ci siamo. Tra poco anche in collegamento con Marghera, con la sede della Protezione Civile per la conferenza stampa. Lo vedete anche nella nostra grafica, il presidente Zaia darà ulteriori dati, quelli freschi di stamattina, e poi faremo il punto ulteriore tra poco anche con le tabelle. Abbiamo diversi collegamenti in questa mezz'ora, appunto prima del collegamento con Marghera, diversi collegamenti con i nostri inviati, notizie da sviluppare, a cominciare dalla cronaca. Ieri sera intorno alle 21.30 si è sviluppato un incendio, lo vediamo dalle foto, un incendio in località Rubbio, siamo sull'altopiano di Asiago, è territorio comunale di Bassano del Grappa, lì dove ci sono i ripetitori, molti ripetitori televisivi. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Asiago, hanno lavorato per oltre 3 ore. I danni riguardano le cabine dove ci sono gli apparati, la maggior parte degli apparati di trasmissione. Non è ancora chiara la causa dell'incendio, anche se si suppone un problema elettrico, appunto all'alimentazione elettrica. Intervento, come detto, che si è concluso nel corso della notte. Situazione coronavirus, dunque, ne parleremo tra poco, anche con una mosca che ci fa compagnia in studio. L'epidemia è largamente diffusa in tutta Italia, non più localizzata, lo dice il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, l'ha detto poco fa durante l'audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato. Ha aggiunto poi, dopo un periodo estivo con numeri limitati e un periodo di settembre in lieve progressivo aumento che ha avuto il suo picco nelle ultime 2 settimane, l'età mediana delle persone che contraggono l'infezione, ha detto il dottor Brusaferro, è oggi di circa 40 anni. Nel periodo del picco della scorsa primavera era di 60-70 anni, nel periodo estivo era stata di circa 30 anni, quindi è adesso la fascia dei quarantenni quella più al centro dell'attenzione. Dunque la tabella di ieri sera, tra poco avremo i dati dal presidente Zaia. Ebbene, ieri abbiamo sfondato quota 20.000 casi attualmente positivi, pensate che una settimana fa, solamente una settimana fa, erano 10.000, quindi casi raddoppiati in 7 giorni, con una crescita che riguarda praticamente tutte le province, in misura minore quella di Rovigo, ma tutte le altre ormai, 3.600 Padova, 4.100 Treviso, che è la provincia numericamente messa peggio a livello di positività, Venezia quasi 3.000, Verona appena superata quota 3.000, Vicenza 3.007, Belluno 1.417, è un caso che è appunto esploso maggiormente nelle ultime settimane. I morti continuano, anzi c'è stata una leggera ricrescita negli ultimi giorni, 2.352. Lo vediamo anche in versione grafica questi numeri, quindi la curva rossa è quella degli attualmente positivi, appunto come vediamo. Una settimana fa 10.000, inizio di ottobre eravamo intorno a 4.000, adesso siamo a 20.000, la curva è salita nettamente, mentre i morti continuano appunto a salire drammaticamente, anche questo dato, perché ogni morte è appunto una vita che se ne va, un dramma familiare. Siamo a 2.352. I contagiati, appunto la curva azzurra che sale molto più velocemente di quanto salga la curva verde, che è quella dei negativizzati, cioè coloro che hanno 2 tamponi consecutivi negativi, può essere anche la stessa persona nel conteggio. Le variazioni, appunto, giorno per giorno, vedete che qui, appunto, soprattutto in questa seconda metà di ottobre c'è stata un'impennata. I guariti sono o negativizzati, la linea verde, la linea rossa invece molto superiore. Ieri 1572 certificati come positivi e solo 42 negativizzati. È chiaro che con queste differenze di numeri, che ormai sono costanti da circa una settimana, con queste differenze di numeri il dato continuerà a salire. I ricoverati, che sono uno
fosse il punto critico vero della situazione. 784 in totale per quanto riguarda l'area non critica, anche questo è un numero che è salito, vedete, con la stessa velocità, 95 le terapie intensive, 60 invece negli ospedali di comunità. Sentiremo tra poco poi altri numeri aggiornati dal presidente del Veneto Luca Zaia in collegamento con appunto con Marghera e con la protezione civile. L'ULS 7 Pedemontana, siamo al nostro primo servizio, intanto ha aperto, come hanno fatto altri ospedali, delle zone dedicate ai ricoverati Covid negli ospedali di Sant'Orso e anche di Bassano del Grappa. Vediamo. Aperte da lunedì due nuove unità operative per accogliere pazienti Covid a Sant'Orso e a Bassano. A Sant'Orso i posti letto si trovano nel reparto di geriatria. Perché abbiamo superato il fatidico numero che ci eravamo dati di 46 soggetti positivi in malattie infettive. A Bassano invece l'unità operativa si trova nel reparto di pneumologia e conterà fino a 25 letti. E già tra ieri e oggi sostanzialmente ha già caricato 6 pazienti, di cui 2 sono in subintensiva e 4 sono in assistenza ordinaria. Numeri che la direzione generale dell'ULS 7 analizza e interpreta. Questi numeri ci fanno pensare che la crescita da una parte impegnerà molto le strutture e questo è un segnale di attenzione, dall'altra parte siamo più tranquilli, almeno per ora, per quel che riguarda la crescita nelle intensive e semi-intensive che avviene più lentamente che non nella fase di primavera. Numeri da tenere d'occhio giorno per giorno, anche quasi ora per ora, ma è quello che fanno appunto le aziende sanitarie. Dalla 7 Pedemontana passiamo alla 6, ULS 6 Euganea, dove ci sono i tamponi 24 ore su 24 operativo. Il punto analisi è l'ospedale di Schiavonia, Bassa Padovana, che si affianca a quello di Padova, già aperto allo stadio Euganeo. 70 tamponi rapidi, 67 dei quali entro l'una di notte, 6 le persone positive. Questi i numeri delle prime 12 ore al punto Covid all'ospedale Riuniti Padova Sud di Schiavonia. Aperto dalle 20 di sera alle 8 di mattina, va a completare quella che l'ULS 6 Euganea definisce una maratona di prevenzione e diagnosi precoce, permettendo analisi 24 ore su 24. Dalle 8 di mattina alle 20 di sera resta attivo il servizio allo stadio Euganeo in zona Curva Sud, dove il bilancio è stato di 1048 tamponi, di cui 391 molecolari e 657 rapidi, con 61 positività intercettate. È un potenziamento di una macchina organizzativa che noi stiamo portando avanti sin dal primo giorno di diffusione del contagio, l'abbiamo potenziata moltissimo. Oggi noi offriamo nel territorio 9 punti in cui si possono eseguire i tamponi muniti di impegnativa. Di questi 9 punti l'ultimo è quello attivato nella notte scorsa a Schiavonia dalle 8 di sera alle 8 di mattina, in maniera che non ci si fermi durante tutto l'arco della giornata. Ecco, diamo un pensiero, anche un sostegno a distanza a tutti gli operatori, quelli che appunto 24 ore su 24 fanno i tamponi senza fermarsi, un lavoro spesso molto nascosto al quale vorrei dare l'opportuno riconoscimento anche da questi microfoni. Siamo al tempo, all'orario della prima pausa pubblicitaria, Focus TG tra poco ancora insieme. Mezzogiorno e 14 minuti, Focus TG tra poco, in collegamento con Marghera, sede della Protezione Civile regionale, per la conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia. Il Covid sta avendo conseguenze, ovviamente dirette sulla salute di tante persone, anche se moltissimi sono gli asintomatici, abbiamo detto di queste oltre 20.000 persone attualmente positive in Veneto. Le conseguenze sull'economia le sta dando anche l'ultimo di
DPCM del governo. Ieri sera sono stati annunciati i soldi, appunto i 5 miliardi dei ristori, variamente distribuiti nei vari settori. Partiamo dalla ristorazione, allora ci colleghiamo con Padova, con Valentina Visentin, che si trova all'interno di un locale, Valentina, che ha aperto in qualche modo per protesta proprio ieri alle 18. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno Mirko, mi vedete, sono all'interno del locale La Corte dei Leoni in pieno centro storico a Padova. Ieri sera il proprietario Emanuele insieme al papà Luigi hanno deciso di aprire alle 18 nonostante le nuove disposizioni del DPCM, questo per lanciare un chiaro segnale al governo. Attività come queste rischiano davvero tanto con queste restrizioni. Oggi vedete Emanuele e il padre sono qui, stanno allestendo perché fra poco è l'ora di pranzo e quindi i clienti stanno per arrivare, i guadagni dunque loro dicono si limitano solo al pranzo, impossibile per la nostra attività fare le consegne a domicilio, si tratta di cibi della tradizione, quindi insomma non arriverebbero in buone condizioni a casa. Il messaggio che vogliono dare è che con queste restrizioni loro rischiano di perdere, pensate, circa il 60%, e qui ci sono famiglie che lavorano, quindi insomma la preoccupazione di tanti ristoratori come Emanuele e Gigi che hanno attività ventennali e che purtroppo con queste condizioni e nuove restrizioni rischiano davvero molto. Se non avete altre domande da studio vi restituisco la linea, ovviamente per tutte le notizie di cronaca siamo pronti a riaggiornarvi. Grazie Valentina Visentin. Dunque questa è la situazione dei ristoratori a Padova, ma noi siamo andati a sentirne anche a Bassano, con un centro storico deserto, la giornata di ieri, con l'entrata in vigore del DPCM lunedì mattina. Sono preoccupati i gestori, anche qui, di locali e ristoranti, con disdette addirittura che arrivano dai turisti che già avevano prenotato una piccola presenza a Bassano. Vediamo. Signora, è una grande tristezza. Adesso sono le 12:50. Meno 5 minuti. Dov'è la gente? Locale vuoto, completamente vuoto. Noi stiamo qua da stamattina a preparare, a sistemare, a pulire, a lavare, fare che tutto sia come deve essere. Siamo vuoti, la gente ha paura, non vengono. Così non è sufficiente, perché questo qua non è sufficiente per garantire un minimo di lavoro. Peccato, già tagli il personale, perché essendo chiusi di sera, già dimezzi il personale, ma non è il problema del personale, perché tanti costi rimangono uguali. Non è perché tu chiudi mezza giornata, ti dimezzi i costi sono uguali. Abbiamo solo due camere dentro e ci hanno sprenotato tutte quelle che c'erano. Hanno preso paura la gente. Noi teniamo aperto lo stesso, vediamo, speriamo che capiscano un po' che le cose, insomma, in albergo è una zona insomma pulita. Quante prenotazioni avevate, signora? Ne hanno cancellato una ventina, non sono tante, però lavoravamo settimana per settimana, non prenotavano. In avanti come facevano prima, capisce? Da dove arrivavano, ospiti italiani? Anche stranieri. Ma era ripreso il lavoro dopo la riapertura? Sì. È andata benino l'estate? È quello che mi fa più rabbia, che dopo la chiusura di lockdown il lavoro era partito piano, perché diciamo che il lavoro giusto era partito a metà giugno, è stato sempre un crescendo, anzi quasi da raggiungere i livelli dell'anno scorso. Ogni volta che ti metti fuori la testa ci bastonano. E dunque situazione diffusa, tra poco parleremo di una manifestazione in corso a Vicenza proprio in questi minuti, ieri sera ce ne doveva essere un'altra che però non si è svolta. Già alcune si sono tenute subito nel pomeriggio di lunedì, altre sono annunciate per i prossimi giorni. Insomma, da questo punto di vista il DPCM sta muovendo molto nella società, nell'economia, nelle forme di protesta. Siamo alla seconda pausa, tra poco ancora in diretta.
Ultimi minuti insieme prima del collegamento con Marghera, forse possiamo già vedere l'anteprima, chiedo la regia, di Alessandro Costacuta. Ecco qui, pronti, schierati, anche la traduttrice in lingua italiana dei segni. Tra poco dunque le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. Intanto andiamo a collegarci subito con Vicenza, Piazza dei Signori, mi sembra, con Carlo Alberto Inghileri per un'altra manifestazione. A te Carlo. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo in Piazza Viale, in praticamente Piazza dei Signori, che si apre qui alle nostre spalle, dove è in corso una manifestazione delle associazioni sportive, delle associazioni che lavorano nel mondo dello sport, in questo caso del nuoto. Siamo in compagnia di Margherita delle piscine di Vicenza, che con altri cittadini e altri colleghi si sono radunati qui con dei palloncini colorati, proprio per manifestare, per dire al governo: noi ci siamo e vogliamo continuare a lavorare. In questi mesi vi siete adeguati alle normative anti-Covid? Certo, abbiamo adeguato tutti i nostri protocolli per poter lavorare. Avete investito, suonano le campane, avete investito per quanto riguarda gli adeguamenti, la sicurezza, le distanze e quindi tutto quanto che è necessario per essere sicuri? Abbiamo investito e anche molto per poter continuare a lavorare in sicurezza. E adesso però vi hanno chiuso? Sì, purtroppo sì, e siamo molto arrabbiati per questa ingiustizia e per questa cosa che comunque non ha un senso. Ecco, certo, queste attività giustamente sostengono: noi siamo pronti a lavorare in sicurezza rispettando le normative anti-Covid, come si può bere un caffè a un metro l'uno dall'altro, possiamo anche fare dei tuffi con le giuste distanze, giusto? Sicuramente, anzi, dobbiamo ricordarci che l'attività fisica aumenta comunque le difese immunitarie e comunque ci fa stare meglio. Quindi la chiusura delle piscine, così come delle sale da ballo, delle palestre, ha sollevato una forte indignazione. Da qui la protesta di oggi in Piazza dei Signori. Un messaggio a Conte? Facci riaprire, facci lavorare, perché comunque le palestre e le piscine sono posti sicuri dove le persone possono continuare a fare la loro attività. A fare la loro attività. Questa è la voce di Margherita, istruttrice di nuoto delle piscine di Vicenza. La sua si unisce alle voci di tanti operatori nel mondo dello sport. Da Vicenza, dalla Piazza dei Signori è tutto. La linea può tornare allo studio. Grazie dunque a Carlo Alberto Inghileri e a questi manifestanti, appunto, che abbiamo visto, sentito, il mondo delle piscine. Abbiamo tempo, perché mi pare la situazione sia molto ancora tranquilla a Marghera, abbiamo tempo anche per la cronaca, per la regia, il servizio da Venezia, servizio mortale, perché purtroppo la comunità di Borgoricco, nell'Alta Padovana, è stata colpita per la tragica fine di un giovane studente morto ieri pomeriggio mentre era in sella alla sua moto. È successo a Veternigo di Santa Maria di Sala, mentre stava tornando a casa da scuola. La vittima è Alex Trovò, padovano di 18 anni, residente a Borgoricco. Lo schianto in via Desma mentre lo studente stava tornando a casa da scuola in sella alla sua moto. Il 18enne si è scontrato violentemente contro un'auto e per lui non c'è stato più nulla da fare. I soccorsi, sebbene tempestivi, sono risultati vani. Il personale medico arrivato sul posto, nonostante si sia prodigato per salvare la vita del giovane, ne ha solo potuto constatare il decesso. Sul luogo del mortale era giunto anche l'elicottero del SUEM, poi fatto rientrare. Tra i primi ad intervenire anche i militari dell'arma, subito al lavoro per stabilire le dinamiche dello scontro e regolare il traffico. Dalle prime informazioni, ma le indagini sono ancora in corso, lo scontro potrebbe essere avvenuto per una precedenza non rispettata. Alla guida dell'auto un 48enne rappresentante di commercio, ancora sotto shock per quanto accaduto. E dunque notizia tragica che ha caratterizzato il pomeriggio di ieri. Manifestazioni, siamo con quest'altro video a Venezia, vediamo e forse sentiamo anche qualcosa. Il silenzio, le note del silenzio, e ci sono dei piatti, appunto delle tavole, finte tavole apparecchiate, quindi immaginiamo siano
ristoratori del centro di Venezia. Mi pare sia la zona vicino al ponte dell'Accademia, ma vado proprio a spanne. Dunque loro in grave difficoltà, addirittura messi a terra, come abbiamo visto. Campo Santo Stefano, ecco, ne vediamo adesso un altro video, quindi con un altro punto di vista. Eccolo qui. 300.000 imprese stavano protestando appunto con questa manifestazione. Di protesta civica, civile appunto contro i provvedimenti, anche tanta gente, veneziani suppongo, perché non è in ogni caso periodo di gran turismo a Venezia, la fine dell'autunno, manifestazione che ha avuto anche l'appoggio dei cittadini, quindi sono due, i ristoratori ma anche i clienti che non possono dalle 18 in poi andare al ristorante. Situazione ancora ferma a Venezia e non mi stanno arrivando comunicazioni. Eccoci qui, ma tra poco appunto siamo pronti per un collegamento ulteriore. Allora vediamo se c'è tempo per un altro servizio. Sì, allora parliamo delle celebrazioni imminenti di ogni santi, in particolare a Bassano, perché per evitare assembramenti nei cimiteri si sta andando non verso il divieto, ma insomma verso alcune decisioni. Il sindaco di Marostica ad esempio le ha sospese per i giorni 1 e 2 novembre, domenica e lunedì. Abbiamo sentito come intende muoversi il comune di Bassano con il sindaco Elena Pavan. L'intenzione dell'amministrazione è quella di non bloccare tutte le possibilità che vengono comunque consentite dalla normativa d'emergenza che attualmente è in vigore. Mi sto consultando anche coi parroci del Bassanese per capire la diocesi come si pone rispetto alle messe all'interno dei cimiteri. Certo è che a fronte anche di una volontà di mantenere questi momenti di religione ma anche di tradizione che sono importanti per la nostra comunità, è altrettanto vero che si deve chiedere un rispetto delle persone che eventualmente andranno a partecipare a queste funzioni all'interno dei cimiteri, proprio per rispettare tutte le regole che attualmente sono vigenti. Ecco, il sindaco chiamava in causa la diocesi. Allora Bassano è per la gran parte in territorio della diocesi di Vicenza. Il vescovo ha invitato a dilazionare le visite ai defunti nell'arco di tutto il mese di novembre, sostanzialmente non una cancellazione ma un invito a rispettare ancora più strettamente le norme. Vediamo. Festività di ogni santi e dei defunti, il Covid e le misure di contenimento del virus vanno ad incidere, ma non fermano del tutto, quelli che sono due tra gli appuntamenti più sentiti della nostra religione. Al riguardo la penitenzieria apostolica, proprio per far fronte alle esigenze dei fedeli e al contempo rispettare le misure di distanziamento sociale, ha previsto l'allungamento per tutto il mese di novembre della possibilità per chi fa visita ai defunti in cimitero di dare l'indulgenza plenaria per i propri cari. Il Vescovo di Vicenza ha invitato i singoli parroci a contattare i sindaci dei loro comuni, che sono responsabili delle aree cimiteriali, per valutare insieme se queste celebrazioni sono fattibili. Allora tagliamo il servizio, ma insomma il concetto era chiaro, linea subito a Marghera. Oggi ci hanno donato 2 bancali, 26 aziende vinicole, hanno trasformato le vignacce invece che farci grappa. Ecco quelle vignacce. Invece di farci grappa hanno fatto alcol e quindi hanno donato la protezione civile, volevo ringraziare, sono un'azienda del Trevigiano, la distillazione l'ha fatta a Castagnere e poi tutte le aziende vitivinicole si sono messe assieme. Quindi volevo ringraziare, sono arrivati 2 bancali utilissimi alla protezione civile, quello di alcol uno potrebbe anche bere ma però è molto, molto concentrato, al 77%, per cui è da evitare. Quindi grazie veramente per questa bella donazione. Allora, andrei subito veloce ai tamponi. Guardate, abbiamo fatto una mattina intensa di videoconferenze, quindi di riunioni. E allora, tamponi 2.275.000, 8,68.
molecolari sono sostanzialmente 16.000 tamponi in più rispetto a ieri. Sui rapidi restiamo in attesa dell'aggiornamento quotidiano, però insomma stanno galoppando. Numero dei positivi 49.135. Abbiamo fatto 2.000 positivi in più nelle ultime 24 ore. Come prevedibile rispetto all'attività di contact tracing e diciamo, l'attività intensa che facciamo noi di ovviamente testing e quindi di tamponi. Positivi di oggi, cioè oggi in questo momento sono 21.000 positivi, 21.600 positivi. E dove sono? In isolamento 15.993. Poi ricoveri 802 più 53. Terapia intensiva 94. Totale dei morti 2.355, 11 persone purtroppo hanno perso la vita da Covid positive. 4.625 sono i dimessi, 50 dimessi nelle ultime 24 ore. Allora, i sintomatici oggi a domicilio sono 480. I positivi oggi a domicilio sono 20.802. Vuol dire che il 98% dei positivi non ha sintomi. Situazione. Avete visto che abbiamo avuto un incremento, diciamo, importante delle terapie intensive. Abbiamo avuto più 11 di terapie intensive in una giornata, quando il trend era insomma più, diciamo, contenuto nelle altre giornate. Continuiamo a imbarcare, ad avere a bordo praticamente, grazie, una cinquantina di pazienti in area non critica, quindi stiamo parlando di infettive, pneumologia, e quindi l'area non critica, dopo quindi vi do anche l'aggiornamento delle aziende, che ci fa capire che stiamo passando nella fase 3, come vi ho detto ieri, che ci fa capire che non saranno le terapie intensive come magari si poteva, era ragionevole pensare all'inizio di questa seconda ondata che è iniziato sostanzialmente ad ottobre, avere come riferimento le terapie intensive, ma avremo come riferimento in questa seconda ondata per questo momento, in questo momento, il numero dei ricoverati in area non critica. Vi ricordo che la terza fascia scatta con 900 ricoverati, ce ne mancano 100, ne carichiamo di pazienti, ne prendiamo in carico, scusate, 50 al giorno, vuol dire che fra due giorni siamo, il Veneto è nella fascia 3. La fascia 3 va da 900 pazienti a 1.500, se non ricordo male. Sento un po' i colleghi a livello nazionale, vedo che tutti hanno problemi, in particolar modo con l'area non critica, cioè non con la terapia intensiva, o meglio, la terapia intensiva è sempre un problema, ma il tema dei letti è un tema che, dell'area non critica, è un tema che pesa molto. Ieri ve l'ho anticipato, dalla riunione di oggi ne viene fuori, insomma, che noi sul fronte del Covid Hospital ci stiamo muovendo, ho chiesto di depositare un piano di sanità pubblica per il Covid Hospital e quindi per capire che attività, oltre ai Covid Hospital, che attività in generale nella sanità avranno, diciamo, delle restrizioni graduali, e in maniera tale che questo piano passi nelle prossime 24 ore, 48 fa la grande, prima in CTS, Comitato Tecnico Scientifico Regionale, e poi ovviamente direttamente lo acquisiremo come soggetto attuatore direttamente in unità di crisi della Protezione Civile. Questo è come un grande viaggio intercontinentale, per chi ha avuto modo di farli, in aereo, e voi sapete che a un certo punto nei grandi viaggi c'è sempre cosa? La turbolenza.
Già è brutto tempo perché quando cominci a fare 10, 11, 12 mila chilometri, una nuvoletta la trovi. Cioè qua è un bel temporale e bisogna avere i nervi saldi, essere organizzati. Ho chiesto, ve lo dico proprio perché, guardate, questi punti stampa per noi, per me e i colleghi che sono qui con me, sono necessari perché vogliamo dare anche la sensazione di un lavoro day by day. No, penso che sia, ormai penso di aver fugato il dubbio del fatto che facciamo i punti stampa per le elezioni, non servono. Ma day by day, perché è giusto che il cittadino, siamo gli unici in Italia a farlo, sappia come si sta evolvendo la situazione, perché questa è una sfida che dobbiamo fare assieme. Cioè non è che funziona che noi ci occupiamo degli ospedali e il cittadino va via con la mascherina così. Così potete lasciarla a casa la mascherina, non serve a niente, a niente. Anzi, se ci state anche a casa è anche meglio assieme alla mascherina. O così, che quella paragola, no? Cioè, ci date solo lavoro in più. O perché venite voi a trovarci in ospedale, voi quelli che lo portano così, o perché rischiate di infettare qualcuno, magari siete anche asintomatici, positivi, magari anche con alta carica virale, quindi andare in giro così infettate qualcuno. Cioè, dovete mettervi in testa che la mascherina va utilizzata coprendo naso e bocca. Scusate se ve lo dico. Allora io penso che sto percorso e questa sfida è assieme. Allora, spero che si sia capita una volta per tutte che il problema del Covid non è stare qui a discutere all'infinito se esiste, non esiste, se è venuto fuori dai marziani o altre menate del genere. Il problema del Covid, oggi in Veneto è uno solo, che dobbiamo liberare letti di ospedale per malati che altrimenti avrebbero messo a repentaglio la loro vita se non li curiamo. Ne abbiamo già 800 in Veneto, abbiamo, quanto abbiamo? 7.500, 8.000 posti? Sì. Allora, le soglie di ricovero sono queste, noi abbiamo la necessità di fare in modo di avere meno pazienti possibili. Anche oggi abbiamo parlato con chiarezza dell'irrobustimento delle cure domiciliari, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando, abbiamo voluto con forza rivedere i protocolli. Diciamo ai cittadini che chiediamo la massima collaborazione in queste ore, in questi giorni, affinché se hanno sintomi, perché vediamo che a differenza del primo giro di marzo abbiamo un sacco di accessi al PS, cioè pronto soccorso, in autonomia. Cioè vuol dire che abbiamo pazienti che magari ossigenano male, che magari gli manca un po' il fiato, eccetera, che arrivano in autonomia, vanno al collasso di pronto soccorso. Uno che mi ascolta dice, ma allora cosa dobbiamo fare? Cercate di fare in modo di essere collaborativi, a nessuno verranno negate le cure, non ci sarà nessuno che avrà le cure negate, però chiamate il vostro medico. Allora, mi permetto di dire, anche se faccio un'invasione di campo, che il tema Covid non è un tema che te lo becchi in un'ora sei in terapia intensiva. Cioè questo è un immaginario, cioè, come si può dire, estremo. La verità è che c'è un'evoluzione, ci sono giorni di febbre, mediamente 3-4 giorni di febbre, c'è un'ossigenazione del sangue che comincia a mandare dei segnali, c'è nella stragrande maggioranza dei casi la remissione dei sintomi e si guarisce, cioè fa l'effetto dell'influenza, per capirsi. In altri casi cioè va via la febbre, poi ricompare e ti viene la polmonite. Però non è che uno pensa subito di avere la polmonite, perché la casistica ci dice che si può affrontare il tema anche con la cura domiciliare. Lo stiamo facendo già con molti pazienti in giro per il Veneto. Ringrazio i medici di base per la collaborazione, non è un momento facile neanche per loro, mi rendo conto. Ieri sera il governo ha chiuso la trattativa e vi ricordo quanto è stata sollecitata dal Veneto questa trattativa, meglio tardi che mai, per coinvolgere i medici di base, medicina generale, per fare i tamponi ai propri pazienti. Mi risulta che ha firmato solo la FIMG,
Sono 2.000 medici su 3.150 del Veneto, li vedo collaborativi. Io penso che se non facciamo un lavoro di squadra tutti assieme non ne veniamo fuori. E penso che sia ragionevole, la signora Maria ce lo direbbe, che se ogni medico cura il suo gruppo di pazienti, tutti assieme costruiamo l'alveare. Pensate che 2.000 medici, se fanno 5 tamponi al giorno, fanno 10.000 tamponi, devo sempre stare attento con le cifre, dopo mi richiamano, sono 10.000 tamponi al giorno fatti. Noi siamo assolutamente, l'assessore Lanzarin seguirà questa vicenda, 48 ore, noi in 48 ore, abbiamo già detto stamattina ai medici, abbiamo incontrato il dottor Crisarà e altri rappresentanti del Veneto in videoconferenza, in 48 ore noi cercheremo di avere un protocollo operativo, anche per mettere in condizioni questi professionisti di sapere quali sono le regole di protocollo, no? Che tipo di mascherina, la visiera, cosa, e le robe che devono fare, una apertura assoluta da parte della regione di disponibilità e anche i dispositivi. Seguirà la partita l'assessore Lanzarin, che poi con i suoi tecnici vedrà di chiudere questo accordo, perché come al solito a livello nazionale hanno rimandato gli accordi regionali, no? Non c'è nessun problema. Noi siamo convinti che questa fase, anche una goccia d'acqua portata, come si dice da mia parte, con le orecchie, ti disseta. Punto. Quindi chiamate i vostri medici, fatelo all'impossibile, perché rischiate di andare a infilarvi dentro nei PS, nei pronto soccorso, di andare, diciamo, a creare assembramenti e soprattutto, voglio ricordarlo, magari di togliere la possibilità di una cura immediata a chi effettivamente magari si è già fatto giorni a casa, ha seguito la cura domiciliare e ha bisogno magari di un ricovero. Abbiamo i letti per curare i veneti. In questo momento, rispetto alle proiezioni, dopo l'assessore Bottacin ve ne parlerà, siamo in grado di sostenere per ancora molti giorni questa partita. Ovvio è che la preoccupazione in questo momento è non preoccupazione a metà strada, no? Tra avere letti per curare e avere letti per chi non ha il Covid. Abbiamo parlato stamattina degli oncologici, abbiamo parlato dei punti nascita, di tutti coloro, di quelle categorie che hanno il sacrosanto diritto di essere curate in maniera migliore. Per tornarvi a dire che il problema del Covid non è la cura del paziente, perché ormai lo si vede dai dati statistici, cioè una mortalità che è bassa, perché lo 0,2 più o meno. Vediamo che abbiamo una quota di asintomatici, cioè persone che sono positive al 98%, avete visto oggi su 20.400 sono sintomatiche. Però quelli che hanno bisogno di ospedale mi occupano letti. E se sono tanti, mi occupano gli ospedali. Aprire i Covid center vuol dire chiudere 10 ospedali su 68 in Veneto. Vi ricordo che in Veneto noi eroghiamo mediamente 80 milioni di prestazioni all'anno, vuol dire che mediamente ogni mese perso in prestazioni sono 7 milioni di prestazioni. Quindi oggi veramente vi dico, adesso iniziamo a entrare nel vivo della battaglia, che ci motiva ancora di più, però è fondamentale chiedere la collaborazione dei cittadini. Chiamate il vostro medico di base, niente panico, no panic, come si dice, no? Niente panico, siamo sul pezzo, siamo venuti fuori da situazioni peggiori, affronteremo anche questa, siamo molto più attrezzati rispetto a febbraio. Guarda, a febbraio eravamo in mezzo al mare e non sapevamo da che parte arrivavano le onde, cioè, e c'era buio pesto. Adesso abbiamo protocolli di cura, abbiamo una fase di test molto avanzata con i test rapidi, con i test molecolari, abbiamo 14 laboratori di microbiologia in Veneto con riferimento di Padova e di Verona come due riferimenti, diciamo, universitari, abbiamo clinici, operatori, tutti professionisti attrezzati e addestrati. Ovviamente abbiamo anche la difficoltà in queste riconversioni di avere magari dei professionisti, perché capite che il mondo della sanità ha ancora il problema della penuria rispetto ad alcune patologie. Ci mancano pneumologi.
Già alcune ULS fanno breve formazione a medici internisti per affiancarli alle pneumologie. E uno dice, ma perché Zaia parla di pneumologi? Perché per noi significa subintensive. Significa far cure non intensive da terapia intensiva, ma significa collegare le infettive alle subintensive e di mettere i pazienti con la cura che ha avuto un esito positivo. Mi ha scritto una dottoressa e mi ha detto, ma lei si deve vergognare di dire che fa i mini corsi ai professionisti quando noi abbiamo 6 anni di specialità. E vabbè, grazie, lo so anch'io. Nessuno toglie la professionalità a un intensivista, a un pneumologo, ma in un momento emergenziale non è che chiedi la specialità a chi ti fa i 2 punti per suturarti, cioè nel senso che tutto è vigilato, seguito, controllato dalle autorità sanitarie che abbiamo in Veneto a livello nazionale, però in fase emergenziale noi dobbiamo pensare alla cura dei cittadini, non devo ricordarlo io il giuramento di Ippocrate, no? Che non è Eracleonte da Gela, è un'altra roba. Allora io penso che siamo un'ottima squadra, i cittadini ci devono dare una mano, se i cittadini non collaborano abbiamo semplicemente il problema dell'assembramento e pronto soccorso, del panico che non serve a nulla in questa fase. E allora uno, per farsi un'idea, cosa deve sapere? Deve sapere che la possibilità di avere il guaio ed averlo in maniera pesante, ad averlo in maniera che possa pregiudicarti la vita, è infinitesimale. Però, avendo una grande massa di numeri, è inevitabile che l'ospedale ha bisogno di dare una mano a quelli che magari hanno la salute un po' più cagionevole o si trovano in difficoltà. Tutto qua. Oggi abbiamo parlato appunto di questi temi, vi parleremo i prossimi giorni delle cure domiciliari, perché lì stiamo lavorando a un progetto un po' complesso, ma vedrete che sarà una bella roba. Abbiamo parlato anche di tutto il tema del plasma, perché anche sul plasma oggi ne abbiamo parlato, continuiamo a intercettare i nostri pazienti che sono guariti e chiediamo questo atto di solidarietà e di senso anche di comunità, di donare il plasma, perché continuiamo a rifornire le emoteche della dottoressa Silvestro, ma anche su Verona, per la banca del plasma, per quel progetto che abbiamo voluto, che comunque ci permette di somministrare, ne abbiamo ancora in emoteca, che sia chiaro. Ovvio che quest'estate non avevamo pazienti, cioè non è che puoi prendere il sangue da chi non si ammala, devi prenderlo da chi si è ammalato e guarito, e quindi continuiamo a somministrare plasma iperimmune, come viene definito, e quindi la plasmaferesi è un'attività che facciamo. Non è un'invenzione fantascientifica, perché no, è vecchia come la notte dei tempi, cioè la sua storia, insomma, è una storia pluridecennale, quella della plasmaferesi, che facciamo peraltro in Veneto per altri motivi di routine, però ecco, anche qui sul plasma noi continuiamo a lavorare. E io non aggiungerei altro per ora, dico semplicemente che entriamo in una fase, diciamo, di turbolenza in volo, che è una fase che metterà a dura prova, come al solito, farà lo stress test alla sanità, però noi ci siamo. Guardate, stamattina ho detto, noi abbiamo 740 posti nei 5 ospedali dismessi, no? Monselice, Valdobbiadene, quello che vi viene in mente. Ho detto, bisogna avere i tubi dappertutto, li abbiamo fatti installare già a marzo. Ho detto, andate a dare un'occhiata, che ci sono i tubi per l'ossigeno dappertutto, perché potrebbero anche essere utilizzati per un contingente di pazienti, diciamo, che è da semi-ospedalizzare, nel senso che magari chi non riesce a fare la cura domiciliare, chi ha una condizioni sociali diciamo più disagiate, che non riesce a gestirsi. Pensate anche il tema della familiarità con le nuove tecnologie, perché se ti do un saturimetro e ti dico misurati la saturazione del sangue 5 volte al giorno, potrà anche sembrare una banalità, magari qualcuno non riesce a farlo, e quindi anche questo stiamo prevedendo. Cioè, allora, come si dice, andiamo in vacanza, ci andiamo perché dobbiamo prendere il sole, ma l'ombrello noi in valigia ce l'abbiamo sempre.
e siamo sicuri di tornare a casa abbronzati, nel senso che cosa sto dicendo? Sta roba finirà, questa cosa finirà, finirà, dobbiamo fare in modo di gestirla bene nell'itinere. Abbiamo una grande sanità, qua ci lamentiamo sempre la lista d'attesa, sta roba è giusto, giusto, tutto giusto, però qua si vede, quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo. C'era, forse era Wellington o Trafalgar, non mi ricordo più chi fu, era dei due, che diceva che quando Napoleone scendeva in campo come arrivassero 100.000 uomini in più. Quando questa sanità scende in campo è come arrivino 100.000, arrivassero, usiamo il condizionale, sennò poi mi dice che non so i verbi, arrivassero 100.000 uomini in più. L'ho sconfitto, però forse la prova è stato lui che lo ha detto, sai? Perché poi tu sai che quando ha fatto, lui era, ma Napoleone era veramente una, come si dice, era metodico e molto, era molto ingegnere, nel senso che, pensate, lui studiava il terreno di battaglia per giornate intere, valutava la foschia, la rugiada nell'erba, cioè era, però a Waterloo si è trovato una montagna di pantano che non si aspettava e lì si è fregato. E anche la nebbia. E le nebbie, dicevo la foschia, si intendeva la nebbia. Però penso fosse Wellington, perché lui l'ha sconfitto ed è probabile che lo abbia detto, se quando scendeva lui era come fosse, è lui. Grazie, se vede che te ha fatto storia, non c'è niente da fare. Allora volevo ricordare le ditte che ci hanno dato questo omaggio, Covite S.P.A., Cecchetto Giorgio, Adami, Drusian, Marcello Del Maino, Astoria Vini, Bisol Desiderio, Bortolini Angelo, Bortolo Miol, Cantina Colli e Soligo, Cantina Produttori Valdobbiadene, Cantina Sociale Orsago, Sociale di Vazzola, Viticoltori Ponte, Cantine Riunite, Ceviv, Col Vettoraz, Fosmarai, Cadiraio, Pradelle, Tenuta Bonotto, Vivo Cantine, Villa Sandi, Borgo Verde, Vigneti Le Monde e Azienda Sutto. Ci tenevo a dirvelo perché ci hanno regalato un omaggiato di un sacco di alcol che sarà utile per la nostra protezione civile e per i cittadini che ne avranno bisogno. Arriva dall'Uva. Domande e poi oggi sono a disposizione gli assessori e l'assessore Bottacini dirà in particolar modo due ragionamenti sulle curve, ovviamente dei grafici delle infezioni. Ecco, oggi i microfoni sono particolarmente importanti perché finalmente li abbiamo messi in rete. Bravo, caro. Nicolussi si era prenotato da quel dito, Zatto, Pederiva, Giacomuzzo, Petenò. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere intanto una cosa che avete appena finito di fare, mi dicono, cioè una videoconferenza con Boccia che ha distribuito altri 1.400 ventilatori alle regioni, così mi dicono, volevo capire. No, noi non abbiamo videoconferenze. Quindi non avete saputo se no. C'è una quota anche per il Veneto? No, guarda, noi la quota per il Veneto, noi abbiamo oggi un potenziale di 1.000, sarebbero 1.016 per essere precisi, 1.000 abbiamo scritto nel piano, terapie intensive, delle quali per arrivare proprio al completamento finale, che è la fase di riconversione di subintensive in intensive, sono 135 respiratori. Ma insomma, è chiusa per noi questa fase. Quindi non so di questo, ma noi abbiamo rapporti con la Protezione Civile e con il commissario Arcuri per la distribuzione, insomma i rapporti ci sono e di materiale ne stiamo portando a casa come al solito, ma ne compriamo anche tanto, voglio dire. Faccio esempio, noi siamo gli unici ad avere i tamponi rapidi, abbiamo fatto anche la gara per molte regioni, ma dei nostri tamponi ne abbiamo anche prestato a delle regioni, abbiamo fatto dei prestiti, questo perché? Perché è ovvio che ci aiutiamo a vicenda, ma perché anche compriamo materiale sempre, non attendendo sempre l'arrivo di materiale da Roma, perché a volte magari ci mette un po' di più. Poi volevo chiedere, potete darci il numero riassuntivo delle assunzioni che la Regione Veneto ha fatto? Me lo dà l'assessore dopo. C'è un'altra cosa, siccome giustamente l'appello alla gente è telefonate al medico di famiglia, il problema è che adesso tante persone dicono il mio medico non mi risponde, ma non perché non voglia rispondere, perché sono oberati di lavoro. Allora, siccome i 3 anni di, chiamiamola specializzazione in medicina generale, li fa direttamente la Regione Veneto,
Avete accelerato, come avete fatto per gli specializzandi, anche le iscrizioni a questo corso di specializzazione? Yes. E quanti ne state formando di nuovi di medici di famiglia? Dopo ti dice sempre l'assessore, però posso dirti già di sì. Ok, se poi mi date i numeri che così rispondiamo anche a questa. Poi considera che ci sono anche le USCA oltretutto, no? Perché noi usciamo con le USCA, che non è che proprio sia una realtà eterea, cioè sono presenti. Poi l'ultima cosa volevo chiedere, il governo ha deciso, per aiutare i SISP che sono in grande difficoltà sia per i tamponi che per il contact tracing, di mettere a disposizione anche delle caserme o degli ospedali militari con il supporto del personale. Noi abbiamo 16 squadre del Veneto, dei 200 nazionali, 200 squadre nazionali, 16 sono state destinate al Veneto, cioè un medico militare, un infermiere e un altro operatore. Sì, sono 5, un medico, 2 infermieri e 2 militari. Sempre tamponi comunque. Sì, sì, certo. E in tutte e 7 i capoluoghi? Sì, sì, sì. Ah, e quando iniziano? Sono già iniziati. Non hanno già deciso di farlo. Sì, 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 ma devono fare, devono arrivare. Sono già destinati comunque. Cioè, arrivano da Roma questi? Ah, ecco. Esercito, sì, sì, sì. Sono 16 squadre delle 200 nazionali. Perfetto, e quando possiamo sapere dove opereranno, in quali caserme, per dirlo alla gente? No, non operano nelle caserme, le inseriamo nei nostri drive-in, abbiamo suddivisi tra le 9 USL dove c'era più intensità, eccetera, quindi le USL più piccole ne hanno una, quelle medie 2 e Treviso ne aveva 3 perché aveva una grossa pressione per quanto riguarda i drive-in. Quindi Treviso 3 squadre e le USL? 2 sulle altre, quelle più piccole, una mi sembra Belluno, l'orientale. Ma vediamo una tabella comunque. Ve la mandiamo nel comunicato, una tabella. Forse una tabella è meglio. Sì, sì. Sì, perché è interessante questa cosa. Va bene, ok, poi le altre cose ve le chiedo. Prego. Tosatto. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, pare di capire che il problema appunto non sia tanto quello delle cure, che sono, insomma, sono abbastanza a regime, ma, per ora, ma quello dei ricoveri, della tenuta del sistema e della garanzia di prestazioni ai malati ordinari. Allora, la fase gialla è alle porte. C'è una prospettiva non lontana, parliamo di un paio di settimane, se la curva resta inalterata, di entrare in fase arancione. Realisticamente, qual è la tenuta del sistema ospedaliero in termini di posti letto? Perché prima ho sentito un numero vagante, ma non ho capito bene. E quali prestazioni entro una quindicina di giorni è realistico aspettare che vengano sospese o ridotte o posticipate? Penso che alla gente interessi molto questo. Sì, sì, ma guarda, allora, c'è già qualche restrizione che i singoli direttori hanno preso in accordo con i direttori sanitari rispetto ad alcune attività. Non so, penso il day surgery a Padova piuttosto che altre realtà, non so, Verona. Ovvio che noi nel piano cercheremo di codificare anche una progressione di queste restrizioni. Ovviamente manteniamo, l'idea è quella di mantenere inalterata l'attività degli hub provinciali, è quella di mantenere una disponibilità sempre media di almeno 200 terapie intensive in Veneto a disposizione diciamo, di quello che definiamo malati ordinari, non Covid. E poi ovviamente il tema dell'ambulatoriale sarà un tema che avrà, diciamo, più pressione, no? Del resto la coperta è corta, ma non è corta perché uno non programma. Faccio sempre l'esempio che se noi domani decidessimo tutti di andare nella banca nostra di riferimento a prelevare tutti i nostri averi, per quanto pochi possiamo averne, mandiamo in fallimento il sistema bancario mondiale, no? Quindi l'ospedale è dimensionato secondo delle leggi che sono uguali per tutti, dicendo che ci sono tot posti letto ad abitante, con delle specialità, con tutti i reparti. Ovviamente cerchiamo adesso di affrontare questo periodo di crisi. Se la curva a campana si conferma di 60 giorni, 70 giorni, come di solito ha come evidenza scientifica in tutte le curve mondiali,
Noi ne abbiamo già fatto un pezzetto e vedremo insomma se si è anche capaci di capire come si comporterà sto giro e capire se a dicembre la possiamo chiudere questa partita, quantomeno iniziare la fase di discesa. Io ho cancellato l'agenda e quindi come i colleghi e cerchiamo di dedicarci anima e corpo a questa partita. Per voi è fondamentale, uno si dice ma cosa c'entra? Sì, c'è chi cura ma ci vuole anche chi programma, chi mette insieme i fattori della produzione. E per noi le videoconferenze con i direttori e il brainstorming, come si dice, no? La tempesta cerebrale in queste riunioni porta sempre a delle novità, delle innovazioni e soprattutto si vanno a mutuare magari spesso buone pratiche che qualcuno fa o ha provato e rendiamo collettive in tutta la sanità del Veneto. Quindi non sono in grado in questo momento di dirti il punto di rottura. Il punto di rottura non c'è mai, perché faremo in modo che ci sia sempre un letto. La sfida che ho dato ai miei direttori a marzo, se lo ricordano i colleghi, dicevo sempre alle riunioni, non venitemi mai a dire che c'è un paziente che non trova un letto. E capisco che dal punto di vista teorico è quasi una contraddizione dirlo, no? Perché non sono 4 milioni e 900 mila letti. Insomma, con un po' di fortuna e tanta organizzazione, perché poi se si va oltre il muro del suono, cioè, capite che se diventa un lazzaretto il Veneto non c'è ospedale che tenga, non c'è sanità al mondo che tenga. Ma vado a memoria magari. Noi abbiamo avuto 2.400 ricoverati contemporaneamente a marzo, sì. E avevamo 356 persone in terapia intensiva il 29 marzo, che è stata la punta. Pensate che il 13 marzo, quindi fate il conto, 13 marzo, 21 febbraio, insomma una ventina di giorni, in 20 giorni dall'esordio del Covid, avevamo già il 13 marzo 111. 13 marzo 111, 29 marzo, quindi dopo 18 giorni, 356, poi abbiamo iniziato la discesa che abbiamo fatto sfumare, che è sfumata proprio del tutto, verso la fine maggio c'era, no? Cioè, proprio per dire, io ricordo le proiezioni che gli ultimi pazienti ci avevano avuti verso fine luglio, ma infatti è stato così, il modello non si è smentito, erano 3-4 pazienti, ancora 5 a fine luglio. Però, questa è la parte dove c'è la polpa del problema, dopo le parti in perché ascesa e in discesa. Mi pare che siamo su un migliaio di ricoveri. Per 800, sì. 200 sono 200 letti. No, ma dicevo ricoveri, poi ci sono le terapie intensive, ma insomma... No, terapie intensive per ora non abbiamo il problema. Non abbiamo problemi. Comunque, inesistente. Siamo lontani dalla... dal crash, sì. Sì. Comunque siamo lontani e distanti anche da dire ai veneti, cioè prendetevi, fate il Rambo, cucitevi le ferite da soli, non siamo a questi livelli. Siamo in una condizione di dire che possiamo tenere per giorni e giorni ancora. Cioè, vi ricordo che marzo è arrivato 2004, 8, 16, 24, vuol dire che dobbiamo triplicare i ricoverati. Tanto adesso l'assessore Bottacin ci prenderà il futuro, quindi... Bottacin fa le previsioni. Però c'è lui un matematico, quindi è inevitabile che sia la persona più indicata per leggere i numeri. E poi ha questo incarico, oltre che di protezione civile, da parte mia, di seguire proprio tutto il tema dei modelli matematici e il modello previsionale. Altro? Pederiva, chi ha parlato spenga i microfoni, l'invito ai microfoni vale anche per gli assessori. Grazie, buongiorno Presidente. Ma che intruglio hai fatto oggi? Tutti i microfoni sono collegati qui adesso. Ah però, quindi a casa finalmente sentono cosa dicono i giornalisti. Stanno già arrivando i ringraziamenti, Presidente. Ah, bene. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, sul raggiungimento delle soglie provinciali ci dirà l'assessore Bottacin. Sì. Ok. A lei, Presidente, ho l'ingrato compito di chiedere che cosa pensa dell'anticipazione pubblicata oggi dal mio giornale, cioè dal Gazzettino, del libro di Bruno Vespa, in particolare per quella lettera mandata dalla dottoressa Russo a Nature sul caso Crisanti. È lo strappo finale? Di cosa? Dei vostri rapporti ormai gelidi, per usare un No, guarda, io non intervengo su ste robe, cioè non intervengo. È una vicenda dolorosa. Altro? Sì, volevo chiedere... Prego.
visto che facendo dolorosa non voglio infierire, in vista dei ogni santi sono previste per caso ordinanze su assembramenti o comunque attività nei cimiteri? È già previsto in DPCM. Ma va ulteriormente normata dalla ordinanza? I sindaci poi provvedono, so che si sta, mi ricorda anche l'assessore, però il DPCM è già chiaro su manifestazioni, celebrazioni religiose, assembramenti, ma poi un invito ai cittadini, l'ho detto prima, no? Portare bene la mascherina, evitate di andare in mezzo al casino, punto. Questa è la regola per non infettarsi. Se voi andate a chiedere a tutti coloro che si sono infettati e fate un minimo di contact tracing, fai da te, vi racconteranno sempre del contatto che hanno avuto, perché sono andati a una cena e quando si mangia non si ha la mascherina, perché sono andati magari in un assembramento, in una piazza da qualche parte e la mascherina. E Giacomuzzo, grazie, e Marchiori, grazie. E Nuovo Terraglio. Buongiorno. Ah, scusa, mi dicono nessuna videoconferenza con Boccia oggi. Ci sarà domani e sarà tecnica per le forniture di materiale di MMG. No, no, è un'altra roba. Sì, ma infatti Boccia ai respiratori oggi non mi risulta. Ma succede. Sì, anche perché c'è tanto via vai di riunioni in questo periodo. Prego, scusami. Ora, Presidente, volevo chiederle... Ciao. Buongiorno. Aveva citato gli anticorpi monoclonari. Sì. Usati da tanti in bar, di aver capito. E di una videoconferenza che ha fatto ieri mattina. Questo tipo di cura è già operativa in Veneto? No. Sta lavorando per portarla? No, noi siamo pronti, diciamo che c'è la culla per il neonato, ma ancora non è arrivato. Nel momento in cui gli anticorpi monoclonali sbarcheranno in via sperimentale, noi siamo candidati a partecipare a uno studio multicentrico. Questo è poco ma sicuro. Penso ad esempio che la professoressa Tacconelli sia un riferimento per queste attività, ma non solo, però insomma lei è un riferimento anche OMS oltretutto. Ieri mattina ho fatto questo incontro e peraltro poi ho visto che c'è stata un'agenzia nel pomeriggio, l'ho vista per caso, in cui si dicevano le cose che vi ho anticipato io, nel senso che sembra che il monoclonale nella cura del paziente già ospedalizzato, grave, non dia dei grandi risultati, o meglio non li dà, ma bensì li dia nella fase domiciliare o nella fase precoce dell'infezione. Anche qui, tanto è vero che leggevo in questa agenzia che si sta investendo molto di più in questa prima fase. Io ho fatto questa videoconferenza chiedendo un contatto diretto, perché avevo visto mi avevano segnalato che poi ho visto un'intervista su Bloomberg del senior, dell'amministratore delegato di questa multinazionale, che parlava di monoclonali, di Trump, delle evoluzioni, degli accordi con altre multinazionali. Ho detto, sentiamo, magari c'è qualche novità, e queste sono le novità. Anzi, sono stati anche gentili, in 24 ore siamo riusciti a parlarci direttamente. E quindi tempi, prospettive concrete? Ma io penso che sia una partita di qualche mese qui. Sai, sui monoclonali, se è vero che funzionano così bene a livello diciamo precoce, è altrettanto vero che è un ulteriore elemento di cura in più che diamo ai nostri cittadini e malati. Chiedo un'altra cosa. Prego. Per quanto riguarda invece la partita dei vaccini influenzali, avevate accennato ad un possibile acquisto di nuove dosi, non ho capito se da Cina o dall'estero. Sì, ma è il tema del Ministero, però mi sembra di capire che hanno la riserva sull'acquisto. Però dopo magari l'assessore perché c'è il tema, è opportuno andare a comprarli dalla Cina oppure hanno sentito questi ragionamenti. Noi abbiamo comprato 1.332.000 dosi, 8 milioni e mezzo, abbiamo iniziato il 12 ottobre a vaccinare e poi ci arrivano per lotti. Attenzione, anche ieri sera l'ho detto in TV da porta a porta, cioè non è che noi non vogliamo dare i vaccini alle farmacie, ma io vorrei riempire le farmacie di vaccini. Però siamo chiamati per legge e anche per un aspetto etico, se permettete, a garantire la vaccinazione prima alle categorie a rischio, tra le quali c'è anche, voglio ricordarvi, ci sono anche 54.000 dipendenti della sanità, oltre a tutti gli immunodepressi,
agli anziani, agli over 60, e adesso non si dice più anziani, si è over 60, agli over 60, e quindi fate due conti, non è, vaccino ce n'è poco in giro, eh? Non è che c'è un magazzino e nessuno vuole andare a comprare, non ce n'è, il magazzino è vuoto. Ma infatti, mi scusi Presidente, dicono che anche i medici di famiglia li hanno finiti, vi risulta? Nella prima distribuzione sì, perché poi vengono dati, ovviamente arrivano per lotti, e quindi non è, se te arriva 100.000 dosi, cerchi di distribuirlo un po' a tutti, no? Non è che puoi riempire i medici di famiglia e non farli trovare magari agli ospedalieri o viceversa, quindi è un fatto proprio di numeri. Il nuovo riferimento a loro quando è previsto? Sì, che sono le due partite, novembre e dicembre. Fra l'altro ricordo ai più ansiosi che la copertura è di 4 mesi, mi dicono. Per cui se te lo fai a luglio probabilmente non ti serve neanche a niente. Cioè, c'è il tema, questo l'ho sentito dire dai clinici, che 4 mesi di produzione di anticorpi, quindi forse varrebbe la pena di portarsi un po' più sotto l'inverno pieno che iniziare precocemente. Vabbè. Questo è quello che ho sentito dire, dopodiché verificatelo, cioè, no? Magari da qualche clinico. Prima della Marchiori mi ero dimenticato che aveva chiesto Pettenò, quindi Pettenò, Marchiori, Nuovo Terraglio. Presidente, le faccio ripetere alcune domande che devo farle. Una è di ripetere quello che il piano che è previsto adesso. A questo punto che tempi vengono dati, perciò se può riassumerci rapidamente, i tempi che vengono dati rispetto al piano di sanità pubblica, perciò i 5 livelli, adesso ormai siamo prossimi al 3° livello, e quando scatta e quando possono scattare gli altri? Ma il 3° livello è tecnicamente già scattato per molte realtà, penso Belluno, Treviso, ma comunque ci entra tutta la regione del Veneto. Presenteremo un piano di sanità pubblica per attivare i 10 ospedali Covid e con un piano anche di razionalizzazione delle altre attività, diciamo, di cure ordinarie, e questa fase è una fase che durerà fino a che non raggiungeremo i 1500 posti letto oppure le 150 postazioni 250, grazie, postazioni in terapia intensiva. Però dire la tempistica è difficile, cioè non, anche perché oggettivamente non è bene dire fra una settimana si va alla quarta fase, fra 15 giorni. Ogni giorno la sua pena, cerchiamo di fare giorno dopo giorno, ne veniamo fuori. La crescita però che c'è in questo periodo, la seconda ondata della pandemia, sta creando ovviamente preoccupazione, e poi ci sono dei riflessi di scelte a livello generale che devono essere fatte. Devono essere fatte con oculatezza, le facciamo in un piano con i clinici per garantire le attività, diciamo, indispensabili e fondamentali a particolari categorie di pazienti, di cittadini, e altre che sono magari attività in elezione, programmabili, procrastinabili, chiederemo il sacrificio di avere pazientare un attimo, perché noi altre soluzioni non abbiamo. Ma per quanto riguarda le notizie che ci sono, che ci possa essere ulteriori DPCM, si possa arrivare a lockdown o localizzati o più complessivi, ma non so, lei cosa ne pensa, che consigli darebbe se potesse decidere lei? Penso che una volta, quando non c'era il Covid, il fine settimana e il weekend riservavano un sacco di belle sorprese, adesso no, perché fanno solo i DPCM il fine settimana. Ma lei cosa penserebbe sarebbe necessario fare a questo punto? Necessario avere i piedi per terra e curare bene i cittadini. È necessario investire nelle cure domiciliari, è necessario avere sanità organizzate, è necessario verificare che ci siano potenzialità di cura all'altezza di questa infezione. Pensate alla vicenda dei tamponi medici di base, questa poteva essere risolta 6 mesi fa, ad aprile, non so, in piena crisi, cioè, è arrivata adesso, spero che si prenda atto, insomma, che no. E non è colpa dei medici di base, perché se la trattativa è fatta adesso arriva. Perciò lei teme più il fatto che se si arriva, si parla di possibili lockdown, però lei dice servirebbe invece un piano di sanità pubblica nazionale più complessivo, che con cui le regioni dialogano e si valuta assieme. Guarda, le scelte da fare. Io non sono uno che tifa per i lockdown, vi ho anche già detto che la letteratura
comunque dice che lo slogan potrebbe essere non basta ma aiuta. Il vero lockdown lo può fare una dittatura che chiude tutti in casa, ma questa è proprio una roba che si legge sui libri. E io penso che per giustificare un lockdown bisogna avere dati epidemiologici e proiezioni dei modelli che ci danno un pericolo che non ti può permettere di fare altre scelte che chiudere tutto. Spero che non arrivi quel momento, sinceramente. Le faccio un'ultima domanda, mi scuso, che non è, mi è riferita da gente che mi ha chiamato, sono la gente che lavora nelle pulizie negli ospedali. Loro dicono, in questo caso la Schiavonia, loro dicono che a loro non vengono fatti i tamponi, anche se poi vanno a lavorare in strutture sanitarie a rischio. A me non risulta, però se è caduto vedremo di capire chi, se avete il nome facciamo una verifica. C'è sicuramente il dottor Scibetta e la dottoressa Benini che ci seguono. Facciamo appello affinché verifichino se le cooperative o le attività o le aziende che fanno le pulizie hanno avuto qualche d'uno che non ha avuto fase di testing. Poi non so per quale motivo, hai capito, cioè non lo so, perché magari può accadere che il giardiniere che è sempre fuori, che fa la manutenzione del verde, non sia tamponato, cioè non può anche starci, no? Se non va mai dentro in ospedale. Grazie. Marchiori. Però verifichiamo, è giusto verificare. Sì, buongiorno Presidente, una domanda veloce. I tamponi che verranno effettuati dai medici di base sono gratuiti? Sì, gratuiti al paziente e sono forniti dalla Regione. Ok, grazie. Prego. Nuovo Terraglio e poi passiamo agli assessori. C'è anche la Nicolussi ancora? È la Nicolussi che chiude. Sì, buongiorno Presidente. Mi scusi, mi riallaccio a quello che ha detto il collega Pettenò quando... perché mi hanno anche a me rivolto una domanda per lei, i dipendenti ausiliari AMS Venezia, mi sto sbagliando, azienda servizi e multiservizi, perché negli asili nido, lei sa che sono stati chiusi tre, una scuola dell'infanzia qui, e sono tutti a casa mentre le ausiliarie sono state spostate in altre sedi, ma nel frattempo qualcuna si è ammalata, io ho il caso peraltro di una persona che nonostante sia ormai una settimana, insomma, mi pare che non abbia ancora avuto il tampone e non hanno anche loro mai avuto questo e sono spostati di scuola in scuola, per cui se da una scuola viene chiusa loro se possono infettano anche dall'altra parte, ecco, tutto, cioè, allora, questa è una denuncia fra virgolette, no? Ma noi, è un fatto grave, nel senso che avere una comunità di contagiati o di contatti stretti di contagiati che gira indisturbata e non è tamponata e quindi non si fa test, mi sembra strano. Si sta ascoltando. Loro hanno fatto anche, mi pare, una manifestazione, è uscito anche qualcosa ultimamente. Ma guarda, ci sta ascoltando il dottor Dalben e se vuole dopo interviene, interviene dopo l'assessore Bottacin che parla di modelli, in modo tale che parla per ultima l'assessore Lanzarin, così sente Dalben. La società come si chiama? AMES. Sì, la municipalizzata, quella di Venezia, insomma, sì, la municipalizzata. Dalben ci sta ascoltando, quindi magari vi sentite e sentiamo se ci sono. Io non so neanche di cosa si tratta. No, appunto, si occupano anche di buoni pasto, mensa. Sì, esatto, di tutto, ma ci sono anche le ausiliarie che fanno la mensa, per cui lavorano proprio con i bambini. E ce n'è una a casa in questo momento. Sì, dove... ma dovrebbe essere la gestione che doveva bloccare, cioè nel senso con il proprio medico di lavoro. Guardi, con referente COVID. Io ripeto, mi è arrivato un messaggio, se volete ve lo giro. Lo verifichiamo bene. Casomai ci giri anche il numero, Dalben la chiama subito la signora, il signore del messaggio, sì. La chiama così se in tre secondi capiamo di cosa si tratta. Benissimo, grazie. Prego, se lo vuol dare a Federico... giro dal Ben così in tre secondi dal Ben fa tutto. Chiude la Nicolussi. Allora, mi interessava molto, no, capito, spero di aver capito bene, che prima si diceva che probabilmente la curva potrebbe iniziare a calare a dicembre.
Ho capito. Ho detto, no, no, guarda, è bene così chiarisco. Ho detto che fondamentalmente la curva campana si vede in tutti i modelli internazionali. Andate a vedervi la Corea, andate a vedere la Cina, andate a vedere Singapore, Tokyo, dove volete andare, si vede che c'è una curva che ha una fase, diciamo, acuta tra l'ascesa e la discesa di 70-80 giorni. Io non vi so dire se si replicherà, però è pur vero, magari poi ne parlate con l'assessore Bottacin, è pur vero che se si replicasse vuol dire che inizieremo una discesa verosimilmente alla volta di dicembre. Ma stiamo parlando di concetti che rischiano di essere empirici e poco reali, visto e considerato che non sappiamo neanche l'evoluzione. Magari non raggiungeremo mai le 356 terapie intensive, mai 2.400 ricoverati come a marzo, si appiattirà magari prima. Non te lo so dire, oppure verrà fuori che crescerà di più. Siamo pronti a tutto, insomma. Tosa, se solo un dettaglio. Prego. Che arriva dalle categorie, in questo caso arriva dagli imprenditori del settore termale, chiedono un'informazione riguardante il DPCM. Chiedono, domanda insomma elementare, però per loro è importante, chiedono se le loro piscine sono accessibili anche ai clienti esterni e se le attività di spa, cioè le saune, i bagni turchi, possono restare aperti. No, guarda, lì è molto chiaro, noi abbiamo anche, questo è stato uno dei punti sui quali siamo intervenuti in maniera anche importante, sia il sottoscritto che Bonaccini, sono tutti coloro che conoscono il mondo termale. No, l'unica, diciamo, concessione, fra virgolette, che è stata fatta da parte del governo è scritta nel DPCM, solo coloro che erogano servizi sanitari. Punto. Quindi tutto quello che è, diciamo, diletto, svago, attività, diciamo, di relax, di benessere, non va in questa direzione. Perché dicono che la piscina è paragonabile a un'altra piscina a quel punto, se non eroga servizi sanitari. Quindi hanno accettato solo questa postilla nel DPCM. La vedete proprio scritta con la precisazione. Grazie. Grazie a voi. Allora, e con questo passiamo. Farei prima Bottacin, l'assessore, e dopo l'assessore e Lanzarin, che magari nel frattempo sente. Bon, perfetto. Sì, ma c'era anche un'altra roba da verificare. Ah, boh. Grazie, buongiorno a tutti. Assessore, io farei una proposta. La prossima conferenza stampa, se non vi offendete, nell'interesse di tutti, facciamo anche un tampone. Cosa dite? Visto che siete in tanti, almeno no, dopo non veniamo fuori che è colpa della conferenza stampa. Va bene? Grazie. Da oggi, assessore, potresti parlare anche al tuo posto, ma per rispetto alle TV. No, scherzo, dai, scherzo. La mia poltrona è sempre più libera. No, pensavo ai microfoni, quelli più distanti che magari danno. No, se fate più vicino è meglio, però più vicino a te. Allora, noi abbiamo una situazione che è raffrontata con quello che è successo a partire da, diciamo, quel grafico parte dal primo marzo, qualche giorno dopo la situazione in cui si è manifestato il virus, quindi il 21 febbraio, e l'andamento dei ricoveri ha seguito questa curvatura qua. In blu è il totale dei ricoveri, la linea blu, in giallo sono i ricoveri in area non critica, poi ve lo mandiamo questo, e in rosso sono i ricoveri in terapia intensiva. Già da questo grafico vedete che la terapia intensiva, se voi confrontate quello che è successo nella fase iniziale di marzo con la situazione attuale, vedete che la pendenza della curva è molto più bassa attualmente rispetto a quello che accadeva a marzo. La stessa cosa succede, anche se in modo più limitato, per quanto riguarda i ricoveri totali. Infatti vedete che la linea blu
ha una pendenza molto maggiore in marzo rispetto a quella attuale. Facendo un raffronto, quindi sovrapponendo le due curve, facendo il punto zero, diciamo, io ho preso come riferimento l'8 marzo e il 15 ottobre, perché? Perché avevamo lo stesso numero di persone circa ricoverate, in questo caso in terapia intensiva, circa erano 50 e 48 se non ricordo male. Da lì ho sovrapposto le due curve e vedete che l'andamento attuale, che è la linea rossa, è molto diverso rispetto all'andamento che avevamo a marzo, che è la linea blu. Quindi con la sovrapposizione delle due curve, facendo il punto zero nel giorno in cui avevamo 50 persone ricoverate in terapia intensiva, si vede che l'andamento, la crescita è più rallentata. La stessa cosa accade per il numero totale di ricoveri, questo è il numero totale, quindi la somma dei ricoverati in terapia intensiva più quelli in terapia non intensiva. Vedete che la pendenza della curva rossa, cioè la situazione attuale, insomma, di ottobre rispetto a quella di marzo, ha una pendenza minore. Quindi vuol dire che l'occupazione dei posti letto avviene, sta crescendo, però con una velocità minore rispetto a quanto accadeva a marzo. Vedete che in questo caso, però, a differenza della terapia intensiva, la pendenza è sì minore, ma non così tanto minore come era nel caso della terapia intensiva. Quindi i posti letto in terapia non intensiva crescono con una velocità proporzionalmente maggiore rispetto ai posti letto in terapia intensiva, che è quello che abbiamo detto e che ha fatto sì che si entri nella fase 3, più o meno in tutte le province, non perché è scattato, non so, sono scattati i famosi 151 posti letto in terapia intensiva, ma per i 900 posti letto della terapia non intensiva. Quindi la situazione che noi registriamo è che siamo in una fase di crescita, una fase di crescita, qui lo vedete, soprattutto per i posti letto di terapia non intensiva, che è esponenziale, ok? Soprattutto iniziare, diciamo, dai giorni 7-8 di ottobre, vediamo che c'è stato un incremento della velocità, e anche se con una velocità, ripeto, minore rispetto a quella che succedeva a marzo. Questo significa che il comportamento del contagio è diverso rispetto a quello di marzo. Probabilmente questo è dovuto a tutta una serie di elementi messi insieme che sta rallentando di fatto l'espansione del contagio e quindi di conseguenza anche il numero, la velocità dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in terapia non intensiva. Ecco, questa è una nozione che mi sono dato io. Ovviamente, siccome il comportamento è molto diverso rispetto a quello che accadeva a marzo, e questo vale anche per i dati nazionali, risulta difficile, io vi ho fatto vedere le due curve, ma non è che ci aspettiamo che segua lo stesso andamento di marzo, no? Avete visto, ha una pendenza totalmente diversa e quindi ci aspettiamo qualcosa di diverso rispetto a quello che è accaduto a marzo. Come diceva il Presidente, in questo momento non è possibile dire quando sarà raggiunto il picco, quando ci sarà il passaggio nella fase da giallo ad arancione, perché essendoci una crescita che, per dire, l'ho detto prima, lo ripeto, dal 7-8-9 di ottobre ha cambiato pendenza, se domani cambiasse pendenza in più o in meno, quindi con un rallentamento, con un incremento, questo ovviamente non lo possiamo sapere, per cui stiamo monitorando i dati. Siamo molto distanti, l'avete visto dai grafici, dalla situazione che avevamo il 29 marzo, che abbiamo raggiunto il picco in terapia intensiva, e il 31 marzo, dove abbiamo raggiunto il picco invece nelle terapie non intensive. Insomma, gli ultimi giorni di marzo c'è stato il picco, e quindi siamo nelle condizioni, come ha detto il Presidente,
senza ombra di dubbio, di garantire un posto letto per ognuno che dovesse averne bisogno. Quindi questo è un po' il quadro attuale. Allora, colleghi, chi ha domande? La Marchiori, la Pederiva, Rosatto, niente Giacomo. Sì, assessore, buongiorno. Il modello matematico, so che ce l'aveva già detto anche a marzo, però credo di averlo dimenticato, che margine ha di previsione? Cioè, con che tempi, fino a dove possiamo arrivare? Ma come tutti i modelli previsionali, più andiamo in là con la previsione, più aumenta il margine di errore. È come quando noi diciamo che le nostre previsioni meteo le diamo massimo con 2-3 giorni di anticipo, lo facciamo non perché non riusciamo a prevedere anche oltre, lo facciamo, ma il margine di errore è talmente alto che non lo diamo. E infatti spesso anche io invito la popolazione a non guardare molto certi siti che danno le previsioni a fra 10-15 giorni, perché il margine di errore è talmente alto che non ha senso guardarlo. E la differenza fra noi e i siti è che noi abbiamo anche un compito, che è quello di fare le previsioni per l'allertamento meteo di tutto il sistema di protezione civile, con tutto quello che ne consegue. Siamo in un paese in cui il confine fra il procurato allarme e la missione atti ufficio è molto sottile, quindi insomma bisogna fare particolare attenzione nel momento in cui si diffondono le informazioni. Ok, e il margine del modello più o meno qual è? Perché tipo il margine delle previsioni è 2-3 giorni, quello del modello qual è? No, noi andiamo ben più in là, però ovviamente sapendo che il margine di errore può essere alto, se uno mi chiede cosa succede fra 20 giorni, il margine di errore è talmente alto che non lo possiamo dire. Ok. Poi speriamo di imbroccarci, però ovviamente. Grazie, buongiorno assessore. Detto che tra 1-2 giorni mi pare di capire comunque tutto il Veneto sarà in zona gialla, possiamo avere il quadro aggiornato qui ed ora delle province? Belluno c'è entrata ieri mattina, Treviso nel pomeriggio. Per quanto riguarda il posizionamento delle asticelle negli altri territori, a che punto siamo? Ma guardate, voi avete il dato del report, no? Di stamattina, quello che è suddiviso per... No, ma non mi importa che sia aggiornato, ha chiesto una cosa diversa. Ha chiesto qual è l'asticella per provincia, giusto? Sì. Qual è il numero di posti letto in ogni provincia in cui fa scattare la... Perché io ho letto l'articolo. Per quello che ho capito la domanda. Allora, per la provincia di Belluno, l'avete già scritto, e il dato dei posti letto di terapia non critica è 72, mi pare. Per la provincia di Treviso è 100 e dunque 190, siccome è piccola vedo male, comunque 192 mi pare, 191-192. Per la provincia di Venezia è circa 270, la provincia di Padova è 310. La provincia di Rovigo, ma qui siamo ben distanti, comunque sarebbe intorno ai 110, poi c'è la provincia di Vicenza, 240, e la provincia di Verona, 330. Questo non è nient'altro che una declinazione dei 900 posti letto regionali a livello provinciale, quindi può essere che una provincia ci arrivi prima, una provincia ci arrivi dopo, dipende anche da tutta una serie di fattori, non so, dal fatto che si generi un cluster, magari nelle province piccole, no, i numeri essendo piccoli basta che ci sia un focolaio e quindi ti fa variare percentualmente molto il dato, piuttosto che non so, penso le fasce di età, ci sono province che hanno una fascia di età, hanno dell'indice di vecchiaia diverso rispetto ad altre, insomma sono varie situazioni per cui una arriva un po' prima, una arriva un po' dopo, però è abbastanza omogenea la situazione, avete visto, no? È arrivato Belluno, subito dopo arriva Treviso e poi dopo nel giro di qualche giorno arrivano tutte. Esatto. Ecco, no, per capire bene, secondo me pare importante, questi sono praticamente, questo è,
è l'asticella di ogni provincia, l'asticella su base provinciale, che determina l'ingresso nella soglia successiva d'allarme. Sì. Ecco. Quindi sarebbe il... 1500 come viene declinato a livello provinciale. Va bene, grazie. Sono 1500 i posti, sì, letto, sì. Sto parlando di terapia non intensiva. Sì, sì, certamente. Quando si superano i 1500 posti letto di terapia non intensiva occupati a livello regionale, vuol dire che il Veneto è entrato nella zona arancione. Esatto. Ok. Se oppure non... 251 posti letto in terapia intensiva. Vale uno dei due, insomma. In quella arancione cosa scatta? Oh, in quella arancione mi ricordo, scattano... Covid vengono già attivati con quella gialla. Quella gialla. In quella arancione chiaramente c'è il blocco di tutta una serie di attività e quindi in maniera graduale vengono bloccate anche attività varie all'interno dei Covid per concentrarli come quindi Covid hospital. Nella fase successiva a scattare già i Covid hospital. Non vedo altre mani... alzate, quindi lascerei la parola all'assessore. Sì, ricordiamoci che il Veneto è una rete, ma poi casomai lo dice la mia collega che è molto più titolata a farlo, quindi ovviamente il confine tra una ULS e l'altra è del tutto aleatorio, nel senso che cioè uno può essere spostato in ospedale piuttosto che in un altro, insomma non è che ci siano i confini delle ULS, per cui se sei residente in una ULS necessariamente... Ti curano in quella ULS, insomma, qualora ci sia una criticità, puoi andare in ospedali di altre ULS. Benone. Assessore Lanzarin, prego. Allora, se mi fanno le domande così... Ecco, rifacciamo le domande. Allora, Nicolussi aveva chiesto tre indicatori. Sì, assessore, io... volevo sapere se ci può dare il computo finale delle assunzioni, sì, che la Regione Veneto ha concluso dall'inizio dell'emergenza e se ci sono nuovi medici di medicina generale in formazione che stanno per uscire e dare rinforzo ai medici che sono un po' in affanno. E poi se mi può ricordare la spesa complessiva per la Regione Veneto dell'emergenza Covid e, come dicevamo prima, se mi può specificare meglio i termini dell'accordo con i medici di famiglia per i tamponi, se sono retribuiti o no, perché erano questi, diciamo, i punti che hanno indotto SNAMI e SMI a non firmare. Grazie. Allora, parto dalla fine. Ieri c'è stata la sigla dell'ACN, come diceva il Presidente, su base nazionale, ha firmato solo la FIMG, quindi oggi hanno firmato solo la FIMG. Io ho letto. Si parte da, ma perché era su Quotidiano Sanità, quindi l'avete visto anche voi, mi sembra 12 euro a tampone se gli MMG li fanno in un posto esterno, quindi non sia il proprio ambulatorio. Da qui quindi c'è anche l'interlocuzione con i sindaci per trovare dei posti appunto all'interno di sedi comunali, 18 euro se sono all'interno del proprio ambulatorio. In questo sono compresi anche forniture di DPI e tamponi e DPI. Questo verrà poi declinato su base regionale, quindi è quello che diceva il Presidente, l'accordo che stiamo in questi giorni, insomma tra oggi e domani abbiamo una serie di incontri per poi declinarlo. E per quanto riguarda le assunzioni, allora l'ultima ricognizione che noi abbiamo fatto in base ai piani che voi conoscete, che ci sono stati nel mese di marzo, il primo mi sembra, le due delibere importanti, una di marzo e una di giugno, adesso mi sembra, insomma, in cui c'erano i piani, che erano quelli legati anche al decreto rilancio, quindi a tutte le cose che erano inserite nel decreto rilancio e quindi che prevedevano il numero di posti di terapia intensiva, l'aumento delle dotazioni all'interno dei dipartimenti di prevenzione, i posti che servivano nelle subintensive, gli infermieri di famiglia che erano previsti e quindi noi li abbiamo rimessi in questo piano, prevedevano un fabbisogno per il Veneto di 4.445 nuove figure, divise tra chiaramente medici, infermieri, OSS, assistenti sanitari, insomma tutte le figure. Ne abbiamo autorizzate, quindi sono già passate in autorizzazione tramite il CRITE, che sapete che è l'organo tecnico che poi autorizza le assunzioni,
3.448, quindi queste 3.448 unità varie, quindi infermieri, OS, medici, assistenti sanitari, insomma dei vari profili, sono state autorizzate. Oggi sono state assunte 2.200 persone, sempre tra i vari profili, di cui 250 sono medici, quelli delle USCA per capirci, delle 51 USCA. Quindi oggi siamo a 2.200 assunzioni totali tra medici all'interno degli ospedali e anche del territorio, comprese le USCA. Questa è la situazione dei medici oggi. Sono in arrivo, come si diceva, prima diceva il Presidente, 16 squadre che arrivano dall'esercito, che però andranno in supporto ai drive-in, quindi per l'effettuazione dei tamponi. Le abbiamo suddivise tra le 9 USL in base un po' anche alle dimensioni e alla mole di lavoro che oggi questi hanno, e quindi affiancheranno poi le squadre delle USL per fare i tamponi nei drive-in in maniera particolare, liberando altre persone che potrà fare contract tesi e altre cose. Il bando della protezione civile, che sapete, di cui si è parlato, che alla fine ha prodotto circa 9.000 in totale in Italia che hanno partecipato a questo bando, e che era diviso per il contact tracing, quindi era un bando specifico per il contact tracing. Per quanto riguarda Regione Veneto, prevede 163 figure che con la dottoressa Russo, 163 figure che sono suddivise tra assistenti sanitari, ci sono anche mi sembra una cinquantina di amministrativi e quindi proprio personale specifico per il contact tracing, che con la dottoressa Russo mi sembra che abbia un incontro oggi pomeriggio con i 9 dipartimenti di prevenzione che ci sono in Veneto per la suddivisione. Questo cosa vuol dire? Che arriveranno dai 15 alle 20 persone in ogni dipartimento di prevenzione. Dai 15 ai 20 in ogni dipartimento, sono 9 in tutto il Veneto, uno per ogni azienda sanitaria e dipartimento di prevenzione. E hanno risposto in Veneto anche, quindi perché poi il bando protezione civile era suddiviso per regioni, quindi hanno risposto 450 medici che saranno contattati. Però questi 450 medici, ci è stato detto, sono quelli che avevano partecipato all'esame per la specializzazione e non sanno ancora se sono entrati in specializzazione. Quindi questi, se in questi giorni vengono chiamati, chiaramente questo è un numero che si ridurrà molto, perché hanno partecipato quando non sapevano ancora se dopo l'esame hanno quindi ottenuto la possibilità di entrare in specializzazione. L'ultima era quella degli MMG, mi sembra. Allora, mi hanno dato questi numeri. Allora, corsisti MMG, quindi medici di famiglia, corsisti al primo anno 228, al secondo 156, al terzo 85. Allora, i corsisti che noi abbiamo oggi in formazione per quanto riguarda i medici di famiglia in Veneto sono quelli che stanno facendo il primo anno, quindi sono entrati adesso, 228. Quelli che stanno facendo il secondo anno, 156. Quelli che sono all'ultimo anno e quindi dopo finiscono, 85. E questi 85 quando li avete? Non lo so. So che ci sono, penso, verso inizio anno forse, mi sembrava che parlavano inizio anno. Ultima cosa, ho incontrato e ho scritto una lettera ai due rettori, quindi a Rizzuto e anche al rettore Rizzuto e Nocini di Verona, chiedendo, per quanto riguarda le professioni sanitarie, quindi gli infermieri, chiedendo la possibilità, adesso noi abbiamo comunque quelli che escono dall'infermieristica, sono circa 450 mi dicono, e a novembre escono quelli di questo corso, no? Azienda Zero ha già attivato tra ieri e oggi il bando per quindi Azienda Zero ha attivato tra ieri e oggi il bando e la manifestazione di interesse per infermieri, quindi per prendere anche questi 400 che escono e quindi riuscire subito, insomma, ad avere chiaramente possibilità di inserirli e di poi farli assumere nelle varie USL.
per assistenti sanitari e anche per i medici di USCA, quindi per i medici che possono essere, come voi sapete, medici laureati, abilitati, medici che aspettano pure l'abilitazione, insomma come abbiamo fatto le altre volte. Con i due rettori, appunto, e poi avevo parlato con il preside della scuola di medicina, stiamo cercando di far sì che, appunto, oltre a questi 400 che escono, che quindi attiviamo subito tramite azienda zero il bando, di poter mettere in circolo anche gli studenti dei primi anni, o tramite contact tracing, oppure insomma in altre situazioni, chiaramente situazioni che possono essere non da rischio, proprio perché siamo consapevoli, insomma, e siamo tutti insomma un po' consapevoli della necessità che anche per quanto riguarda gli infermieri c'è una forte carenza. L'avete quantificata, assessore, mi scusi, la carenza degli infermieri, perché avete quantificato quello dei medici, ma quello degli infermieri... Non ho il numero qua sotto mano, però possiamo farlo avere. Grazie, perché non l'abbiamo mai saputo, quello degli infermieri, grazie. Nuovo terraglio, sì, bisognerebbe rispettare i posti, vabbè, vieni pure, non ti preoccupare, usa la mascherina. Mi scusi assessore, riguardo alla domanda di prima che era arrivata in redazione, mi dicono adesso che probabilmente non era attendibile, per cui anche noi dovremmo verificare, mi premeva dirglielo, grazie mille. Bene, io a sto punto chiuderei qui, colleghi, grazie e a domani. A domani, vediamo. Non ho capito, se lo fa domani. No, ma infatti se facciamo domani adesso che devo fare il tempo del tampone, quindi dobbiamo saperlo. No, ma allora dovevano venire un po' prima anche, perché glielo scrivi Carlo eventualmente.